Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di Toxic Gamer 88. Riprendiamo su Fallout New Vegas. Allora, cosa faremo in questo video? Semplicemente andremo a prendere la tuta furtiva cinese. E se ce la faccio anche lo shish kebab infuocato. Vabbè, lo shish kebab è infuocato di suo. Però un'altra cosa che vorrei fare è trasferire tutto quello che c'è qui. Qui e forse anche qui. No, qui e qui. Nell'altro perso nella casa nuova, che lo so, avevo detto che non l'avrei fatto, però direi proprio di farlo. Quindi cominciamo a portarci alcune cosette, partendo almeno da quelle più utili. Questa di qua adesso dobbiamo vendere. Ne terrò soltanto una, tanto per. Il signore si ferma. Sì, allora, ho bisogno di comprare alcune cose. Qui ci torneremo soltanto per riparare. Perfetto. Quindi vediamo se riusciamo a trovare un modo molto easy per portarci appresso tutte queste cose. Allora, come si esce da qui, per curiosità? Dovrei usare, credo, se non crasha nulla. Dove sei? Utilizzerò. Quindi potrei portare altro, ma per ora voglio fare così. Armi. Tipo tutte queste mine, perché ce le ho? Vabbè. Ok, da qui dovremmo uscire, vediamo. Perfetto. Non vedo nemici. Dirigiamoci a Novak. Ormai è la nostra cara città, quindi. Adesso mi alleggerirò tantissimo. Oh, finalmente Qualcuno ha nella zona finalmente fatto contaminata, fuori quel ragazzi, dopo figlio di tanto puttana di tempo. Motor Runner. Una perdita che non rimpiangerò. Voglio riprendere anche i miei compagni, quindi proveremo alcune cose in questo episodio. Allora, qui mettiamo le nostre armature normali e qui tutte le nostre Scommetto armi che nessuno è uniche. mai passato più inosservato di me. Allora, accetta, ne ho trovato soltanto una. E la lascio qui. Ho l'American, non mi serve. Antenna X2 unica. Cannone di Tesla riparato. Lo lascio qui. Questo qui. Non c'è altro? L'emettitore sonoro Tarantola. Anche questo. Anche l'ascia protonica. Ma sì. Tanto utilizzeremo. Dov'è? Vabbè, altre cose. Andiamo a delle vesti. Tuta mimetica. Non ci serve più. Camice scienziato pazzo. Tuta da lobotomita che non utilizziamo più. Ne ho una. Vabbè, non è unica, però, bene o male. La possiamo utilizzare. Uno di questi lo lascio anche qui per ricordo. E tutto il resto lo mettiamo a vendere. Armi, fucile al plasma, non mi serve, fucile da caccia più, queste due le possiamo anche vendere, il guanto da scienziato, ecco, il guanto da scienziato è unico, almeno credo. Questo qui, questo ci serve per riparare. Pugno di saturita lo voglio tenere per me però. Questo di qui. Revolver da caccia. Magnum.
Super martello da vendere. Pistola 9 mm non lo usiamo più. Pistola al plasma la vendiamo. Vendiamo. Fucile laser, no, utilizzeremo soltanto quello base. Questi li vendiamo. Il badile. Carabina d'assalto, no. Facciamo un po' di inventario per bene. Poi, armi. Dov'è il guanto da scienziato? Non so se sia unico, ma chi se ne frega. Infine, qui dobbiamo posare un bel po' di roba. 168 denaro prebellico, ottimo. Allora, tutte ste cose. Io direi proprio di fare così. Via. Via. Cominciamo a sistemare veramente bene questo personaggio. Tutti sti bossoli noi non li usiamo. Cioè, ci ho provato a fare qualche munizione, ma francamente, ragazzi, veramente due palle. Fra i bug e cose varie, preferisco fare così. Forcina. Innesco. Proprio toglieremo tutto. Lasceremo forcina, il denaro prebellico, la borraccia. Sì, potrei fare mille piombo. Proprio voglio un personaggio leggero. Oh, guardate che carino. Poi qui vediamo se ho qualcosa di aiuto. Acqua purificata che qui non utilizzeremo. Fungo mutante. Lo metto nel frigo. Beh, tutti questi libri oramai li posso anche posare. Non mi servono. Jet, punti azione più 15. Medix, Medicogi, mela fresca. Mentas va bene. Nuca Cola. Stellboy non ci serve più. Questa è unica. E siamo a posto. Perfetto. Ora, cosa ci manca? Andiamo a vendere alcune armi qui. E finalmente qui posso affermare che non ci sono più Crash. Vorrei portarmi lui. Vieni con me. È il momento. Viaggiamo insieme. Quando... Perché se da qui posso teletrasportarmi a Big Mountain è una cosa molto importante. Vieni qua. Mi Bentornato. Posso aiutare? piacerebbe vedere cosa c'è in vendita, ma forse nemmeno c'è bisogno perché lui ha... Certo. Ah, Do pure 5.000 tappi, un'occhiata. non sono male. Allora, fucile da caccia. Uno e due andate via. Laser RCV ci serve per riparare il Gauss. Però aspettate, un fucile da caccia lo tengo. Tanto facciamo così. Ripariamo le cose che ci servono. Quindi, fucile da caccia con fucile Gauss, via. Riparato. Katana va bene. Pistola da 5 mm, no. Badile. Siamo a posto così. Le nostre vesti. Queste di qui le possiamo vendere. Riproviamo. No. Ah, peccato. Quindi mi dispiace, Boon, ma... Che cos'è? Ma se metto aspetta qui funziona? No. Quindi dobbiamo proprio... Che cos'è? dividerci. Fanculo. Bene, credo che sarò ancora per un... Non buggarti. Ok, vendiamo al pozzo. Il Diciamo signore si che fermerà in... vendere al pozzo è importante. Vi faccio vedere il motivo. Lui ha 13.000 tappi, non sono affatto male. Quindi tu vai via. Vai. Pistola al plasma. Ok.
Super martello, via. E siamo a posto così. Queste saranno le nostre armi. Poi tu e tu andate via e siamo a posto. 10.000 tappi. Che ne pensate, ragazzi? Abbiamo fatto bingo. Peso 82. Ora, sono stato un cretino. Potevo utilizzare però una tuta da lobotomita per portarmi più peso, però. Affanculo. Allora, oggetti che abbiamo nell'armadietto. Partiamo dalle armi. Questo. Qui ci sono tante cose uniche. Mamma mia, c'è inceneritore. Dimmi che posso portarmele tutte. Perfetto, armatura in pelle la prendo. Io per ora prendo tutto, dai che ce la facciamo. Perfetto, abbiamo svuotato l'armadietto. Ottimo. E ci sono anche cose da vendere, tipo sti coltelli che non servono. Ho qualcosa che aumenta la mia forza. Maschera, occhiali. No, queste cose le terrò. La riparo dopo. Dammi invece. Vacca troia. Qui. Andiamo aiuto. E va bene così. Lo so ragazzi, può sembrare noioso questo episodio, però veramente ci sono tante cose che dobbiamo sistemare. Quindi mi va di fare un episodio così. Almeno ci divertiamo. Dobbiamo fare un po' di spostamenti, però già abbiamo portato via quasi tutto. E sono abbastanza soddisfatto del mio personaggio, cioè abbastanza forte. Può affrontare veramente di tutto. Allora, qui cosa mettiamo? Per ora l'arma è cybercane, ascia protonica inverso. Coltello da combattimento. Rivelazione. Fido e l'arma cybercane li mettiamo qui. Uno, due, tre. 4. Tutto il resto si può vendere. Ottimo. Queste di qui, ragazzi, le metterò uniche. Partiamo dal camice da paziente, così ce n'è uno. Ok. Pigiama sexy. Vabbè, la tuta antiradiazione non è unica. Però aspettate. Queste ne ho due. Quindi tu vai qui e ci servirei per riparare. La tuta da lobotomita. La prenderò. Ci dà più una forza e ci serve. Va bene, dai. Abbiamo quasi finito. È un episodio così. E a fine video andiamo a prendere invece altre cose. Le mine le venderò, le pistole anche. Tranne questa da 5 mm che ho acquistata. Però la poso. Reaper da vendere. Sì, tutto il resto lo vendiamo. Armatura da combattimento mercenario. Via. Via. Questo ci serve. Vestito commerciante ambulante. Siamo peso 96. Con la tuta da lobotomita raggiungiamo il massimo. Possiamo riparare l'oscillatore con il casco da cantiere. E siamo a posto. Ora,
Il cibo lo possiamo pure e ce lo togliamo dalle palle. Lo so, dovevo farlo off screen, però francamente è importante che vi faccio vedere come poi sistemerò tutto. Tipo, sti 8 stealth boy non ci servono. Li mettiamo qui. Bollettino programmatore. Ah, vabbè, via. Ma questi poi li poso a parte. Tipo sti buff out che non uso. Per ora che non facciamo DLC, non ci servono. Jet, via. Medix non ci serve. Mentas, via. Abbiamo talmente tanta droga addosso. Radix e Radaway. Non. Ok, possiamo anche tutti questi libri, siamo veramente leggiadri. Ma devo dire che però abbiamo un personaggio che fa paura, ragazzi, è veramente fortissimo. Guardate qui quante riviste, queste sono riviste. Ma non ci servono più. Ok, e questo. Ah, 75, ragazzi, siamo veramente messi bene. Poi ci teletrasportiamo di nuovo. A saperlo, posavo anche le armi. E prendiamo tutto il resto. Aiuto. Bottiglia di nuovo Coca-Cola vuota che adesso andrò a riempire. E abbiamo 300 di peso. Ah, veramente di tutto. Vediamo se posso dare qualcosa tipo al tostapane. Ok. Quanto siamo di peso? Tanto per cui 303. Vendiamo alcune cose. Il signore si fermerà. No, per ora sono qui di passaggio. Allora, mazza, mine, mine impulsi. Ah. Intanto gli diamo tutto. Vediamo cosa può darci. Nulla di particolarmente utile. Munizioni. Sono da 10 mm, le prendo. Vabbè, sono una merda. Sto acquistando veramente un botto di roba, tanto alla fine, ragazzi, non credo che le utilizzeremo mai. 50 mg non ne ha. Scelle di energia, queste ci mancano. Scelle microfusione ci mancavano. 50 mg. E basta, non possiamo fare più nulla. Ok, vabbè. Quanto siamo di peso? 292. Arriviamo a 299. Così al prossimo giro siamo a posto e ce ne andiamo.
tutte le posso prendere. Sì. Perfetto. Dai, ci siamo quasi, ragazzi. Vieni qui, piccolo. Vabbè, fanculo. Vedete, in poco tempo abbiamo risolto tanti problemi. Perché adesso abbiamo Novak che è veramente piena. Non posso vendere più nulla. A meno che non vada qui dai Gunrunner. Peccato che si bugga sempre il DLC, cioè nel senso crash. L'unica nota negativa è stata. Come Il negozio al momento non è disponibile per circostanze impreviste. Ci non è? crediamo. Benvenuto, signor. Fammi vedere cosa è da vendere, coglione. Ti do questo, questo e questo. Revolver Magnum, non lo uso. Altri 6.000 tappi. Ah, che siamo qui? Compriamo. Compriamo. Armi. C'è la D in due tempi. Che fa 88 di danno. Ci sono letale boom, non so cosa sia. Ma quello che cerco io è. Bellissimo questo. C'è anche la motosega. Vabbè, abbiamo un botto di soldi. Cioè, posso andare a livellare quando voglio. E non c'è lo shish kebab. Almeno credo. Forse ho sbagliato il nome. E infatti. Quanto fa di danno? 82. Lo prendo. Possiamo queste ultime cose. E poi procedere dove si trova la tuta. Ora il problema è andare a Overdam. Procedere anche lo shish kebab. Così abbiamo la nostra nuova arma. Il Gen. Che altro non è che uno shish kebab unico. Con la valvolina azzurra. Niente di così eclatante. Qui. Andiamo sulle nostre varie. Se poi ci facciamo l'ultimo giro. I libri prebelli ce li mettiamo lì. Modulo sensore. Vabbè, ragazzi, non abbiamo perso troppo tempo, dai. Un video soltanto per posare tutte ste puttanate, però almeno. Le tazze le porto con me. Cioè, scusatemi. Sono rottolano per andarle a recuperare. Via. Ci servono però tantissimi steampack. Perfetto, 59 di peso. Non male. Andiamo a recuperare infatti le ultime cose. Cioè possiamo andare da Old World Blues. Però se volessimo raccattare tappi facili ed esperienza, venire qui potrebbe rivelarsi molto utile. Soprattutto per il tipo di personaggio che abbiamo. Vuoto, vuoto e devo dire che siamo a posto così. Posso ritenermi pienamente soddisfatto. E con questo episodio si conclude anche l'ultima parte. Le ultime visite che faremo nel DLC. C'è da fare ancora il Sierra Madre. Adesso dobbiamo sistemare il nostro personaggio. Però questo emettitore lo porterò sempre con me perché ci serve. Quindi passiamo alle ultime cose. E i libri. Vedete, soltanto queste quattro minchiate. Ok, sono i libri. Così ci siamo anche sistemati il personaggio. Questi non ho voluto modificarli per nessun altro motivo, allora.
Cosa portare con noi? Sicuramente. L'armatura atomica la vorrei portare. Però è troppo pesante, quindi preferisco tenermi questa. L'armatura rinforzata. Va bene così. Ma francamente come personaggio siamo messi abbastanza bene. Katana, Gen. Questo non pesa, quindi ce lo porteremo appresso. Fucile Gauss. Ci vestiamo bene. Tuta da lobotomita, la porto qui. E abbiamo finito. E adesso si va. Da tutt'altra parte. Potevo risparmiarvi tutta questa sofferenza, ma a noi ci serve adesso andare qui. Overdam neutro. Ora, Overdam potrebbe rivelarsi un dito in culo. Salvo qui. Vediamo se ce la facciamo. Ho sentito che un campo della legione è stato raso al suolo. Ci sono tizi con delle armature. No. Vediamo se riusciamo a trovarla subito, sta tuta. Salvo qui perché non ricordo affatto dove si trovi, cioè. No. Scale? No. Si trovava in una zona piena di radiazioni. Poi cominceremo a rifare le missioni, tutte cose. Abbiamo tutto. Vabbè, questa sarà una. Non è proprio una gita turistica, cioè noi dobbiamo arrivare qui e trovare la tuta e basta. Uscita. Infatti, come vedete, sto velocizzando il tutto senza soffermarmi sui dettagli. Allora, la tuta si trova. Qui cosa c'è? Ok, mi sa che siamo vicini. Forse. Ciao. Vorrei sbagliarmi. Invece mi sbaglierò. No, l'abbiamo trovato. Si trova qui. Il pattugliamento del Moale ci fa quasi sperare in un inferno nucleare. Il problema è che dove di preciso? Armatura furtiva cinese, l'abbiamo trovata. Quindi arrivata è qui. Ora non ricordo se questa armatura mi rende invisibile. Intanto la riparo. Però l'oscillatore ce lo lascia anche il berretto. È un bug allora. Ma non ci permette di diventare invisibili. Come mai? Questa cosa non la sapevo. In compenso vi ho fatto vedere che c'è anche la tuta cinese. Interessante. Porca puttana, è inutile come il culo. Sì, ma. Come si esce da qui per curiosità? Vabbè, almeno l'ho presa. Usciamo. Va bene. Qui ci sono altre queste da fare, ma. Non
Per ora preferisco fare il DLC. Però in compenso abbiamo un personaggio che è molto 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 forte. Mi dispiace per la tuta che non ci permette di diventare invisibili, è veramente assurdo. Ehi. Allora, che siamo qui? Voglio vedere se riusciamo a acquistare tutte le armi uniche. Lo so, costano un botto, ma va bene Benvenuto, uguale. signore. Fammi vedere cosa da vendere. Abbiamo 24.000 tampi. C'è l'addio in due tempi, che è tipo un pugno potenziato devastante. Ma il pugno è quello che abbiamo noi è molto più potente. Bastone medicinale. Un fucile a leva unico che fa danno 88. No, invece faremo una cosa. Munizioni. Signori, ci mancano le munizioni ed è quello che acquisteremo in questo episodio. Così ci togliamo dalle palle tutto. A patto che ce l'abbia le munizioni. Pistola. 308, prendiamo tutto. Vediamo quanto viene la spesa di tutte queste munizioni. Questa da 5 mm non mi servono. Sono nucleari. Mi sa messa abbastanza bene. 1600 tappi per sta merda. Qui cosa c'è? Qualche upgrade, vediamo. Mirino ottico, fucile laser, mitragliatore laser. No, non c'è nient'altro che mi interessi, parliamoci chiaro. C'è qualche arma, potrebbe anche farmi comodo. Bozar, questo di qui mi fa impazzire. Non so cosa sia, ma è bellissimo. Ester, Fatman unico. Fucile da battaglia. Munizioni da cecchino. Ninna nanna. Silenziosa. E potrebbe essere anche devastante, però. Reaper, arsenale Gunrunner. Allora facciamo una cosa. Abbiamo 20.000 tappi. Cominciamo a prendere qualcosa di cattivo. Sono sicuro che non posso vendere nulla. Peccato, peccato. Mi sarebbe piaciuto prenderlo sto Bowser. Sì, costano tutte e tre un botto di soldi. Questo Bowser lo voglio. In un modo o nell'altro devo averlo. Io ho tante cose, ragazzi, che non utilizzo. Il metodo migliore però per fare soldi sarebbe andare. Fucile Gauss è una figata assurda. Cioè, è inutile, è insostituibile. Soprattutto quando ha le munizioni e funziona. Qualcosa da vendere? Non ce l'ho che non. Accetta. Tipo questa di qui. Vabbè. Detonatore. Fucile al plasma. Ma se uno lo vendiamo. Questo mi piace. Tutte queste granate, via. Mi sono impuntato che voglio quell'arma e la andrò a prendere e la proviamo. Non so, episodio sensazione, però. Benvenuto, signore Os. Fai vendere cose da vendere. Allora, a parte che potevo dargli tutti questi soldi, ma ancora è presto.
3000 tappi e acquistiamo. Questo mi piacerebbe, però voglio il Bowser, è un'arma che completamente non ho mai visto. Ne ha 3000 tappi, ne avevamo a inizio video quasi 40.000. Allora, così sostituiamo anche un po' l'All American. Fucile Gauss. Poi per ora proviamo soltanto il Bowser. Dove sei? Vacca puttana, ho fatto. Però oscilla troppo. Beh, sempre meglio di sto bidone, anche se è fortissimo. Allora, ragazzi, abbiamo sistemato tutto. Nel prossimo video è crashato tutto. È crashato tutto, ma voglio provare questo fucilozzo. Non così. Ho controllato anche il tempo di registrazione, non è tanto. Allora, un luogo dove provare questo è appunto Quarry Junction. Il problema è dove cazzo si trova Quarry Junction? Ah no, invece dovevo andare da una parte. Adesso faccio vedere una cosetta importante. Certo, avere un personaggio. Mi serviva uno Stealth Boy. Dobbiamo andare alla stazione Eldorado. Stealth Boy, dove siete? Venite qui. Stealth Boy. Ne porto 4 con me. Anche non ho i compagni, posso farlo. Dobbiamo andare alla stazione Eldorado, che si trova qui. Dovrebbe essere qui. Guardate quante formiche. È il tempo di giocare un poco. Ah, quest'arma è velocissima, e questa è una cosa molto positiva. Oh, si è ritornati alla normalità. No, non dovevamo andare qui. Voglio riprovare qualcosa. Il pugno incandescente con sti mostri, secondo voi quanto danno può fare? Tanto per toglierci la curiosità. Guarda, adesso si avvicinano. Aspetta, questa è di fuoco. Fuoco contro fuoco. Interessante. Buongiorno. Proviamo con montante. No. Che dite? Siamo abbastanza forti? Guardate che carina, forza. Difficoltà molto difficile. Proviamo anche lo shish kebab e qualche cosa, dai. Mi sto divertendo di più così. Vieni qua. Guardate, ci attaccano, che carine. Devo dire che dopo Old World Blues siamo diventati leggermente forti. Leggermente però. Affanculo. Sono molto soddisfatto. Certo, vedere 9 punti esperienza non è che mi piaccia più di tanto. Un conto è andare ad affrontare altri nemici. No, dovevamo andare in un punto qui vicino. Era una cazzo di stazione che non ricordo dove minchia sia. Elos One, mucche di rottami di Gibson, Volt 11.
Non credo sia questa, è palle. Un cazzador. Ok, volete giocare duri? Giochiamo duri. Cazzo, siamo morti per il veleno. E non abbiamo steampack, interessante. Siamo morti. Ma vaffanculo. Ricarico, non mi va di morire per stronzate. No, vabbè. Ora. Che noia. Non posso semplicemente mandarle tutte a fare in culo. Non mi va proprio di combattere. L'unica cosa che sto cercando che non riesco a trovare. Oh, guardate a questo che mi segue. Guarda, non sei degno nemmeno di. Ok, possiamo andare via. C'era una piccola stazione. Ecco, sotto stazione Eldorado. Ho fatto la. Un po' di confusione. Vedete Le che qui cavi di ci sono trasmissione elettrica sono tutti tutti sotterranei. questi elementi? Bene. Per fortuna, o la guerra li avrebbe potuti distruggere. Entrare qui naturalmente. Non fermarti. Ci metterebbe nei problemi. Faresti meglio ad andartene. Te qua non rompermi i coglioni. Perché non posso alimentarla? Ci vedono. No, non posso fare nulla. Volevo fare qualcosa, ma non posso. Ah, ho capito. Dobbiamo entrare qui. Forse. Devo alimentare la sottostazione. Altrimenti non facciamo nulla. Proviamo. Al massimo ci sparano. Allora, per alimentare la sottostazione, cosa devo fare? Cioè, non vedo nessun interruttore. Un tasto on off non c'è. Bah. Non lo so. Come faccio ad alimentare sta sottostazione? Non fermarti. Sottostazione, lascia stare il punto. Vabbè, affanculo a sto punto. Faresti meglio ad andartene. Quando ho ottenuto questo incarico, speravo ci sarebbe stato più gioco d'azzardo. E allora vai a Las Vegas. Cazzo vuoi? Niente, ragazzi, non riesco ad attivare la sottostazione. È un problema. Non so come fare. Non c'è manco un cavo, niente. Mi informerò perché qui c'è una cosa importante da fare. Se non sbaglio si può aprire questa botola, credo. Mancante manco lo ricordo io, perciò immaginate come siamo messi bene. Allora, noi già ci possiamo salutare qui perché francamente non c'è altro da fare. Perché? Ah, ho la reputazione neutra e non so il motivo. Strano. Nulla, qui non posso fare assolutamente un tubos.
Peccato. Allora ragazzi, l'episodio lo termino qui. Sì, ho tutto, la reputazione neutra, non so il motivo. Dettagli. L'episodio lo termino qui. L'RNC si è ripresa Nelson. Forse riesco a... Nelson non sarà ripresa perché ci abbiamo messo mano noi. Ora c'è una cosa che voglio provare. Il danno furtivo che facciamo noi è devastante. Secondo voi con un pugno boon posso ammazzarlo, secondo voi? Proviamo. Oh mio Dio. L'abbiamo ucciso. Porca puttana. Per Carla. Mi sono fallito. Vabbè, naturalmente era. C'è da fare anche ora la quest. Allora, ragazzi, io termino qui l'episodio. Mi raccomando, lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale. Alla prossima.